regista Fabio Crisafi che riproporrà l'errore di Garofalo, così non è perché è già pronto Alberto Zorzi, ancora per l'Italia, con Danique, femmina di 10 anni olandese. Zorzi padovano, ha raggiunto in un recente passato la 10ª posizione della graduatoria mondiale, gareggia per l'esercito, primo caporal maggiore, vive e lavora a Valkenswaard presso la scuderia di Jan Cox in Olanda. Attualmente è il numero 15 nel ranking, Alberto Zorzi, che con Cornetto ha sfiorato il podio dell'edizione 2017 dei campionati europei a Göteborg, ha fatto parte della squadra che lo scorso anno ha riportato in Italia la Coppa delle Nazioni in Piazza di Siena. Purtroppo non potremo vederlo impegnato domani al pari di Lorenzo De Luca. Dunque grande responsabilità per gli altri, a partire da Luca Marziani, che vedremo immediatamente dopo. Ragazzo di grande talento Alberto Zorzi, che ha scelto di emigrare all'estero per lavorare per una scuderia molto molto importante. Giornate faticose, ma i risultati sono arrivati, e arriva anche il netto per Zorzi, 67.05, che significa settimo posto parziale.